E poi la cosa che più mi è piaciuta è appunto questa digitalizzazione della comunicazione, questa capacità di usare i social network, questa capacità anche dei giocatori, che forse perché anche sottolineava Max, sono molto giovani e sono in grado anche di prestarsi a queste cose carine, no? Molto, molto belle, molto diciamo, spendibili sui social network, che ti permettono appunto di non banalizzare la partnership a un nome su una maglietta o al bordo campo, ma di fare qualcosa che oggi è giovane, che è interattivo, no? Comunque passare da 4 milioni a 20 milioni e passa di utenti e di follower sui social network, credetemi, è un'operazione che anche per Samsung o brand di grandissimo livello è difficile, non è facile, servono investimenti, ma soprattutto servono contenuti, no? E tu puoi investire tanti soldi per guadagnarti la presenza sui social network e la credibilità, ma poi se non hai niente da dire, non hai niente da raccontare e diventi banale, ecco che poi i follower sono magari visitatori unici e dopo 15 anni magari tornano a vedere se sei ancora lì, no?